Il trasferimento per la FIA parte l'11 di aprile, che vuol dire che la cassa integrazione cessa l'8, il 9 di aprile, è finita. E che i lavoratori, se non saremo in presenza di un altro accordo, i lavoratori e le lavoratrici dall'11 di aprile per la FIA sono a Torino. Tante promesse, tante parole da tutti, istituzioni, regione, stesse aziende. Il concreto, come vede, siamo qui davanti a rischio di quello che l'azienda chiama un trasferimento, ma che nei fatti è un licenziamento collettivo, perché metterebbe moltissime famiglie in enorme difficoltà. Poi dopo le dichiarazioni che ha fatto Marchionne, che porterà via proprio la testa, cioè abbiamo anche paura di andare a Torino a trasferirci, perché alla fine pensiamo ci lasciano a casa lì a Torino, cioè non è la soluzione. Noi siamo ormai da 2 anni e mezzo in cassa integrazione, con l'unica cosa di andare a Torino, cioè con l'obbligo di andare a Torino, che è praticamente un licenziamento alla fine, perché fare 350 km al giorno io non so quanto tempo riusciremo a resistere. Intorno agli anni 2000 c'era stato un accordo fatto con Fiat per doveva diventare Arese un polo d'eccellenza per le auto ecologiche, per cui auto elettriche, a metano e via dicendo. È andato a finire in niente comunque, è andato a finire che la Fiat non ha investito soldi, la Regione Lombardia non ci ha messo del suo e praticamente è andato tutto scemando. In questo polo di eccellenza cosa si doveva produrre? Si dovevano produrre auto elettriche, cioè vuol dire c'erano dei progetti della Fiat Panda, che poi doveva diventare la Fiat 500 e altri modelli. Ed è stato fatto un tentativo, perché c'erano le Fiat multiple, c'è stato un periodo di tempo che negli ultimi anni che c'era la catena di montaggio, praticamente si metanizzavano le vetture, sia le multiple che le Panda, e mai andato a finire in niente, cioè in 2 anni praticamente poi hanno chiuso tutto. Praticamente riparavo gli analizzatori che servivano per fare le prove antinquinamento sulle vetture. E era un bel lavoro, mi piaceva. Sono entrata in verniciatura, abbigliamento, montaggio, officina stampa e per finire progettazione. E oggi cosa vi dicono? Niente, ci dice che il nostro posto di lavoro lo trasferiscono a Torino, noi per loro dovremmo andare a Torino. Lei immagino ha famiglia, figli? Sì, ho famiglia, ho un marito già che va a Balocco e 2 bambini piccoli, vabbè, 8 anni e 12. Ma lei quindi non se lo può permettere di andare a Torino? No, assolutamente no. Se prendiamo 1.100-1.200 euro, 400 di spese per andare a Torino, l'autostrada, lo stress perché la mattina ti devi alzare presto, abbiamo un 2-3 ore per arrivare a Torino, cioè non è qua dietro l'angolo. Noi vogliamo un posto di lavoro qua nelle zone limitrofe. Se non andiamo a Torino, dopo 3 giorni ci licenziano, se no la Fiat ci vuole liquidare con 70.000 euro, che puliti saranno 50. Non lo so. Noi abbiamo chiesto all'ufficio di presidenza, che rappresenta il Consiglio regionale, che è la parte, come dire, più politica, di fare quell'atto politico nei confronti della FIA, cioè costringere la FIA a venire al tavolo di trattativa. Dall'ufficio di presidenza hanno accolto sostanzialmente la nostra richiesta, perché era una richiesta esplicita, riconvocare la FIA, te lo può fare solo la regione. Oggi c'è un'unica misura per noi, è un unico metro di giudizio, è quello che i lavoratori non si fanno licenziare e per cui ai lavoratori bisogna dare gli 8 mesi, 9 mesi di cassa integrazione in deroga, un piano di ricollocazione a partire dalla Fiat, un piano di ricollocazione a partire dalla Fiat, perché noi ce li abbiamo le proposte sulla ricollocazione e perché si può fare, e se non basta ci metta del suo, come si è impegnata un anno fa la regione Lombardia. Sappiamo solo che dobbiamo continuare a lottare per mantenere il posto di lavoro e per mantenere questa idea che il padrone non ha sempre ragione, ogni tanto deve prendere anche le mazzate sulle corna se possibile. Prima edizione, buongiorno. Una doccia gelata per centinaia di operai e per le loro famiglie. L'annuncio della CNH Industrial ha deciso di chiudere a giugno del prossimo anno lo stabilimento di Pregnana Milanese. Scioperano i dipendenti che accusano il colosso dei veicoli industriali. Ci hanno detto di trasferirci a Torino, altrimenti saremo licenziati. Antonello Marzo. Lavoro! Lavoro! Come osate cancellare
classico fulmine a ciel sereno. Lo stabilimento di Pregnana Milanese annuncia la chiusura, scatta lo sciopero fuori dalla fabbrica, ex Fiat, oggi CNH Industrial, colosso italo-statunitense che produce motori per imbarcazioni e generatori. Così a partire dal 2020 verrà concentrata tutta la produzione a Torino. Siamo sempre andati bene, fino a qualche anno fa eravamo anche definiti atelier dei motori. 300 i lavoratori che rischiano di rimanere a casa, 260 a tempo indeterminato, 40 delle società di appalto. Il piano della proprietà, aumentare in 5 anni il fatturato e il rendimento delle attività industriali. L'azienda parla di ricollocare gli esuberi, ma solo se gli operai accettano di trasferirsi a Torino. Qualcuno dice: che cos'è un'ora e mezza magari per essere ricollocato a Torino? Andatelo a chiedere che cos'è un'ora e mezza. L'autostrada è cara, anche se sei in 5 in macchina ti costa un botto, come minimo 1000 euro al mese ci vuole. In queste ore i sindacati stanno convocando assemblee in attesa dell'incontro con la direzione previsto l'8 ottobre e chiedono la convocazione urgente al Ministero dello Sviluppo Economico.